Ciao ragazze, mi presento, sono Teresa Di Maro, Master Educator Musanna Expert. Grazie per aver scelto la nostra maratona. In questo video andremo a realizzare delle nail art semplici da falone. Andremo a sfumare due o più colori, andremo ad utilizzare gli stamping plate per creare delle forme geometriche e grazie alla tecnica delle linee sottili andremo a realizzare delle piccole foglioline. Grazie e buona visione. Ecco ragazze, andremo a realizzare queste nail art. Iniziamo da questa qui. Ci servono il gel polish 110, il gel polish 039, 048 e 046, la plate minimal insieme ai cream gel 01 e 02, lo stampino e i pennelli ombre 9 mm, l'oval 04 e infine il rubber matte. Per la base andremo ad utilizzare il gel polish 110 e il gel polish 039. E la andiamo a miscelare. Aggiungiamo al bianco latte una piccola quantità di rosa per creare una base lattiginosa ma colorata. Andiamo a fare la prima stesura di colore con il pennello Oval 04, dopodiché andiamo in lampada per 60 secondi. Eseguiamo la seconda stesura e andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso con il pennello 9 mm e lo stamping più paint cream gel 01 andiamo a realizzare al centro della nostra tip un rettangolo. Le linee dovranno essere precise e dritte. Adesso con il pennello Oval 04 andiamo a riempire il nostro rettangolo con il cream gel 01 e andiamo in lampada per 60 secondi. Per la sfumatura andremo ad usare il GP046 e il GP048. Una volta appoggiati sulla nostra paletta andremo a miscelarli. Prendiamo una piccola quantità di GP046 e aggiungiamo una piccola quantità di GP048 per creare un colore intermedio. Adesso prendiamo una piccola quantità del GP48 e aggiungiamo un po' del colore intermedio per creare un quarto colore. Adesso andiamo ad applicarli sulla tip in modo orizzontale. Uno a fianco a un altro. Come primo colore applichiamo il colore più scuro, il GP046. Adesso andiamo ad applicare subito dopo il colore creato dalla miscelazione del GP048 e il GP046, il nostro colore intermedio. Subito dopo applichiamo il colore creato dalla miscelazione del GP048 e il colore intermedio creato precedentemente. E infine applichiamo il GP48. Adesso andiamo a miscelare i colori con il pennello ombre, con movimenti veloci, oscillando da destra verso sinistra, picchiettando verso il basso. Ottenere una sfumatura più omogenea, girare la tip e ripetere l'operazione con movimenti veloci, da destra verso sinistra, verso il basso. Andiamo in lampada per 60 secondi. Per ottenere una sfumatura ancora più omogenea, andiamo a ripetere tutti i passaggi. Quindi andiamo a stendere di nuovo tutti e quattro colori in modo orizzontale con il pennello 9 mm, uno accanto a un altro.
Adesso andiamo a sfumare col nostro pennello ombre, sempre con movimenti veloci da destra verso sinistra, picchiettando verso il basso. Adesso giriamo la tip e ripetiamo l'operazione. E andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso con il pennello 9 mm e il cream 01 andiamo a delineare il contorno del nostro rettangolo. Le linee devono essere molto precise e non troppo sottili. Andiamo in lampada per 60 secondi. Infine, per rendere la nostra superficie opaca, andiamo ad utilizzare il rubber mat. Dopodiché andiamo in lampada per 60 secondi. Andiamo a sgrassare la nostra superficie con il Wax Solution 3-in-1 ed ora andiamo ad utilizzare la Plate Minimal. Prendiamo il nostro Cream Gel 02 e lo andiamo a stendere sulla plate con un pennello Oval 04. Andiamo a tirare il colore in eccesso con la nostra card e trasferiamo il decoro sul timbrino. Dopodiché andiamo ad applicarlo sulla tip e andiamo a polimerizzare la lampada per 60 secondi. Adesso prendiamo il nostro Art Gel 02 e andiamo a creare una linea sottile che rappresenterà il ramo delle nostre foglioline. Preleviamo un po' di colore in punta e andiamo a schiacciare per ottenere una fogliolina. Schiaccio e poi tiro in punta. Schiaccio e poi tiro in punta. E così via per tutte le altre foglioline. Le foglioline, come vedete, non sono mai disegnate una a fianco a un'altra. Le andremo a sfalsare, così da non farle risultare allineate, per creare un po' di movimento. Adesso giriamo la nostra tip e andiamo a tirare le nostre foglioline verso il ramo per creare il gambo della fogliolina. E adesso andiamo a ricalcare la base del nostro ramo. Adesso andiamo a tirare tutte le punte delle nostre foglioline per renderle un pochino più appuntite. E vado in lampada per 60 secondi.
Adesso, con l'aiuto del nostro pennello Art Decor, con la parte del lago, andiamo a realizzare dei puntini. Infine andiamo in lampada per 60 secondi. La prima tip è finita, adesso andiamo a realizzare quest'altra. Ci serviranno il gel polish 110, il gel polish 038 e 043, il rubber mat, la plate minimal, lo stampino, il cream gel, gli art gel, l'oval 04, il 9 mm e il pennello ombre. Per creare la base abbiamo bisogno del gel polish 110 e del gel polish 038. Andiamo ad aggiungere al gel polish 110 una piccola quantità del GP038 per creare una base lattiginosa ma colorata. Applichiamo la prima stesura con il pennello Oval 04. Andiamo in lampada per 60 secondi. Applichiamo la seconda stesura di colore e andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso con il pennello 9 mm e il nostro gel cream 01 andiamo a dividere la nostra tip a metà. Con il pennello Oval 04 andiamo a riempire tutta la parte destra della nostra tip e andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso per creare la nostra sfumatura abbiamo bisogno del GP038 precedentemente applicato e del GP043. Andiamo a miscelare i due colori per creare un colore intermedio. Prendiamo una piccola parte del 043 e una piccola parte del GP038. Adesso per creare un quarto colore andiamo a miscelare il GP038 e il colore creato precedentemente. Adesso andiamo a applicare i colori uno dopo l'altro in questa sequenza 1, 2, 3 e 4. Applichiamo il GP043 il colore intermedio creato dalla miscelazione del GP038 e il GP043. Applichiamo l'altro colore creato da noi dalla miscelazione del GP038 e il colore intermedio. Ed infine andiamo ad applicare il GP038. Adesso andiamo a sfumare i colori con il pennello ombre. Con un movimento veloce, oscillando da destra verso sinistra, picchiettando verso il basso. Per ottenere una sfumatura più omogenea, girare la tip e ripetere l'operazione. Una volta raggiunta la sfumatura desiderata, andare in lampada per 60 secondi.
Adesso, per ottenere una sfumatura ancora più omogenea, andiamo a ripetere tutti i passaggi. Applichiamo tutti e quattro i colori, uno dopo l'altro. Adesso con il pennello ombre andiamo a sfumare, sempre con movimenti veloci, oscillando da destra verso sinistra, picchiettando verso il basso. Adesso giriamo la nostra tip e andiamo a ripetere l'operazione. Una volta ottenuta la sfumatura desiderata, andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso con il pennello 9 mm e il cream 01 andiamo a delineare la metà della nostra tip e andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso passiamo il nostro rubber matte per creare la superficie opaca e andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso col cream gel 02 e la nostra plate minimal andiamo a realizzare un triangolino. Applichiamo il cream gel 02 con il pennello oval 04. Andiamo a tirare il colore in eccesso con la nostra card. E andiamo a trasferire il decoro sul nostro timbrino. Adesso, con molta precisione, andiamo a trasferire il decoro sulla nostra tip e andiamo in lampada per 60 secondi. Adesso, con l'Art Gel 02 e il pennello 9 mm, andiamo a realizzare il ramo delle nostre foglioline. E adesso andiamo a realizzare le nostre foglioline. Prendendo un pochino di prodotto in punta del pennello, schiacciamo e andiamo a tirare la coda. Ricordatevi che le foglioline non vanno allineate, le andiamo a sfalsare per creare movimento. Una volta create tutte le nostre foglioline, giriamo la tip e andiamo a tirare i gambi. Giriamo di nuovo la tip e andiamo a ricalcare il ramo centrale. E andiamo in lampada e polimerizziamo 60 secondi. Infine, con l'aiuto del pennello Art Decor, con la puntina d'ago, andiamo a creare dei piccoli puntini. Thank you.
Ragazze, il video è terminato. Spero che queste nail art create insieme vi siano tanto piaciute. Aspetto tutti i vostri lavori su Instagram con l'hashtag MaratonaMusa. Mi trovate su Instagram col nome di fullbeauty_teresadimaro. La mia accademia invece si trova a Mugnano di Napoli, quindi per qualsiasi informazione o per i corsi potete contattarmi su Instagram o su questo numero. Grazie mille per l'attenzione, a presto!